Per sintetizzare molto velocemente il contenuto, l'obiettivo è quello di valorizzare le aree esterne delle strutture scolastiche, ricorrendo alla formula del partenariato pubblico-privato, in modo che queste aree possano essere fruibili dagli studenti in orario scolastico e dalla cittadinanza tutta. Questa operazione consentirebbe anche di sottrarre al degrado, e quindi riportare nella logica del decoro queste aree che in alcune situazioni, in alcuni casi, sono abbandonate a se stesse. Grazie. Il piano di dimensionamento fa parte di un disegno strategico teso tra l'altro a conoscere il rapporto tra offerta e domanda al fine di predisporre tutte le iniziative utili ad un inizio dell'anno scolastico il più possibile tranquillo. Detto piano viene approvato nel mese di ottobre dalla Giunta Capitolina, acquisite le proposte che provengono dai municipi, approvati dalla Giunta Municipale e corredati dai pareri dei consigli d'istituto. Questa proposta mira ad anticipare, non oltre il mese di aprile, la predisposizione appunto del piano di dimensionamento in modo da poter garantire un inizio di anno il più possibile tranquillo. Grazie. Presidente, allora il bando per l'iscrizione al servizio a domanda individuale è disciplinato dalle vigenti norme emanate nel 1996 e modificate nel 2004, che prevede la tutela e il libero accesso per tutti i bambini e le bambine, come anche da Statuto di Roma Capitale, i cui genitori sono residenti a Roma. Esistono già criteri di valutazione a parità di punteggio, pertanto, così come formulata, la mozione non può essere accolta perché sembra essere abbastanza discriminante anche nei confronti, mi viene in mente, per esempio, delle forze dell'ordine, per esempio, dei poliziotti, che magari dei carabinieri che vengono trasferiti e che quindi per motivi di servizio sono, come dire, anche temporaneamente residenti a Roma. Si può prevedere come dire, una rivisitazione dei criteri di punteggio, di attribuzione di punteggio, però in un'ottica molto più generale e tenendo conto di tutta una serie di fattori. Per cui, così com'è, la mozione non è assolutamente recepibile. Grazie.